Incredibile sconfitta in casa per l'Arezzo contro il Tau Alto Pascio. Dopo aver disputato un buon primo tempo chiuso sull'1-0 con due occasioni clamorose per il 2-0 sprecate soli davanti al portiere avversario, gli uomini di Indiani si addormentano nella ripresa e subiscono il pareggio e il sorpasso degli ospiti. Vanificata così la bella vittoria di Piancastagnaio. Adesso la vetta è di nuovo a 5 punti di distanza. Paolo Indiani non nasconde il suo disappunto. Sì, è così. Noi siamo primi a... Io non l'avrei ipotizzato, io ero convintissimo che andavamo a dritto e che il campo mi aveva dimostrato anche questo, perché insomma il primo tempo dovevi chiudere largo, purtroppo non lo chiudi, alla prima occasione degli altri subisci gol. Evidentemente non siamo capaci di dare continuità. Eravamo stati bravi le prime 6 giornate e poi non ce l'abbiamo fatta più. Lavoreremo per vedere di invertire questo trend ancora. Non possiamo fare altro. Eravamo stati bravi anche nel primo tempo. Tra l'altro, due occasioni davvero clamorose, soli davanti al portiere. Poteva arrivare il 3-0 addirittura, invece insomma stiamo commentando la sconfitta. Il calcio è questo. Se quando sei superiore non concretizzi, ma credo sia una costante, purtroppo lo dicevamo anche ieri, no? Purtroppo se non concretizzi e poi ti succede anche di fare degli errori grossi, perché loro hanno mandato là due palle, insomma, cioè due palle leggibilissime, se fai anche degli errori così dietro, completi la frittata. Non esiste che anche oggi nove angoli non hai fatto una deviazione, ma mai. Molto probabilmente sta diventando anche psicologico. Poi è chiaro, quando non concretizziamo nel primo tempo, entri nello spogliatoio invece che essere contento perché stai vincendo, sei rammaricato perché non l'hai già chiusa la gara, capisci? Anche questo è. Che questo poi condiziona il secondo tempo. Gli altri la prima palla ti mettono dentro, ti pareggiano. Non te, ma avevi già creato presupposti per fare il secondo. Sto parlando anche nel secondo tempo stesso. Di 15 squadre ne manca due. Io. Cazzo, la classifica mi dice la Pianese è più forte di noi, ha 5 punti più, però ecco, io se delle 15 squadre abbiamo affrontato, dovessi dire quella arriva prima di noi, non lo direi. Campionato ancora è lungo, c'è 19, mi sembra, no? 17 più 2, c'è 19 partite sono tante. È chiaro che se te non migliori la capacità realizzativa, non ci sta niente. Se la migliori, sempre sta tutto. Andrea Settembrini, al termine di questa partita davvero incredibile, una partita che soprattutto non ci aspettavamo. No, neanche noi, pensavamo, per come anche l'avevamo messa, visto a volte pensavamo che era difficile far gol a queste squadre all'inizio, così abbiamo sbloccata e paradossalmente abbiamo fatto peggio, quindi non so cosa su come dobbiamo lavorare, perché tecnicamente possiamo anche dimostrarlo, ma in questo campionato non basta essere bellini. Nel secondo tempo c'è stato veramente un blackout, soprattutto dopo il gol del loro pareggio. Sì. Detto bene, non sapevamo, prendiamo gol, eravamo spaesati, non so, dobbiamo metterci lì e lavorare sotto, come ho detto prima, secondo me più sulla testa, perché questa squadra ha le potenzialità per far bene, ma a volte secondo me non le esprime. Comunque è una partita che deve finire 1-0, è inutile provare a giocare, ovviamente a fare il 2 e il 3, ma gol non lo devi prendere, è inutile girarci intorno, perché può finire anche 1-0 la partita, non è che non finisce per forza 3-4-0, questo è quanto. Senti, è un periodo in cui la squadra non riesce a trovare continuità, no? Il mister l'aveva invocata dopo la partita di Piancastagnaio, c'è una spiegazione che ti senti di dare, Andrea? No, in realtà no, abbiamo battuto su questo punto, evidentemente abbiamo qualcosa che ci manca sotto questo punto di vista. Ovviamente con questi alti e bassi facciamo fatica arrivare avanti, nel senso avanti. Poi arrivare, ma se per vincere il campionato ci vuole continuità. Se fai una calda e una fredda non lo vinci, purtroppo. Quindi più che dobbiamo lavorare sulla testa, secondo me.